Ok, prima questa volta sapendolo ci sono riuscito meglio e andiamo a prendere il secondo posto, incredibile. Hi guys, Fala Caregna, hola guapos, ciao ragazzuoli, benvenuti al quinto episodio di Extreme Races. E ragazzi, siamo qui in compagnia di vari canuzzi randaggi che vogliono fotterci la fottuta prima posizione. Partiamo subito, raga, che sta curva infame. Madonna, meno male che non c'è il contatto. Raga, ragazzi, con uno stunt two way, quindi dovrebbe essere due volte, diciamo, due modi di fare lo stunt. Non so precisamente come si chiama. Comunque, raga, se il video vi piacerà, mi raccomando, lasciate un like di supporto. Condividete questo videozzo, perché sapete, non ho social, non ho profili Facebook a proposito. C'è qualcuno che si spaccia per me, un certo Alex Feliziani, non sono io, ragazzi, non fatevi imbambolare. Non ho Instagram, non ho Twitter, non ho nulla. E andiamo a fare il suo stunt. Che cos'è questo? Cazzo, raga, sembra figo. Sembra fottutamente figo. E infatti lo è. E infatti effettivamente lo è. Andiamo ora. Bellissimo. No, raga, ho parlato fin troppo presto. Ho parlato decisamente troppo presto, ragazzuoli. Vediamo un po', c'è una vecchia. Dobbiamo correre sulla vecchia, se non sbaglio. Sulla vecchia danzatrice, sulla vecchia ballerina. Vediamo un po', sì, ci siamo. Ora dovremo tornare indietro. Sì, ecco qua, perciò two way. Vediamo un po', raga, di fare tutto alla perfezione e di andare benissimo. Ok, giriamoci perfettamente. E andiamo. Andiamo velocissimi. Siamo in settima posizione. Andiamo a recuperare un po' di posizioni, raga, perché non mi piace così. Bene, siamo terzi addirittura. Ragazzi, non si capisce niente, il gioco lagga pure un po'. Perfetto, così siamo secondi. Questo è il primo davanti a noi, è curbside. Ragazzi, italiano, dobbiamo assolutamente prenderlo e ammazzarlo, ragazzi. Scherzando, dobbiamo prenderlo e vincere, però no, quasi no. Meno male, un grandissimo salvataggio. Dai, veloci. Devo stare concentrato, raga. Sapete, commentare e giocare è molto diverso ed è molto più difficile da quello che sembra. Qui c'è una freccia dietro. No, è un troll. È decisamente un troll. Ok. No, cos'è questo palo, questa curva? Muori tu, troia. Purtroppo, ragazzi, lo Share Factory mi sta dando dei problemi. Cioè, lo Share della PlayStation 4 mi sta dando dei problemi. Non so se anche voi ne avete riscontrati alcuni, se registrate gameplay. Praticamente io cerco di registrare una gara intera e mi registra sempre 3 minuti e qualcosa. Quindi è un problema veramente fastidioso. Ci siamo, raga, ci siamo. Vediamo di riuscirci subito. Questo qua, il primo colpo è semplice, perfetto. È fatto anche molto bene. E qui, raga, speriamo che questa volta l'Osiris non ci deluda. Mantieni, ragazzi. Sì, perfetto così. No. Oh, per pochissimo. Ok, manteniamoci dritti. Anche lui l'ha fatto la prima, raga. Epico questo momento. Epico. Curbside è qui, raga. È girato al contrario, però. Dobbiamo riuscirci subito, senza fare errori. Oh, forse sono andato troppo. No, ci siamo. Perfetto così. Ottimo così, ragazzi. Andiamo a prenderci questa prima posizione di questa prima gara. Benissimo così. Ottimo, ragazzi. Ora calma, non dobbiamo assolutamente sbagliare nulla. E non mi voglio neanche buttare gli occhi addosso, come si suol dire a Napoli. Non voglio tirarmela, ecco, dai. Così mi capite tutti. Ultima curva e andiamo a concludere in prima posizione questa prima gara, l'Extreme Races. Ci vediamo alla seconda gara, ragazzi. Ed eccoci qui, ragazzi, alla seconda gara. Non so riuscito a leggere il titolo, ma era solo per le T20, video dell'Osiris, giusto? Speriamo sia una gara bella figa. Purtroppo avevo registrato un'altra gara prima dove era arrivato quinto e non me lo share, non me l'ha registrata, mi ha registrato gli ultimi 3 minuti praticamente e io sono rimasto fottuto, ecco. Quindi magari chi è in lobby con me ha visto che ho fatto altre gare con lui. Non è che io sto mettendo solo le gare che voglio io, anzi è questo share che mi trolla. Comunque, raga, vediamo di andare a chiudere almeno sul podio questa gara. Figa questa T20 viola fluorescente davanti a me. C'è un curvone qui bello stretto dove ho recuperato un po' di posizioni. C'è un po' di terreno almeno. Ora siamo terzi. E ora qui, raga, ah cazzo, chi se lo aspettava? Però dove? Sottoterra? Raga, sottoterra credo. Io sono respawnato. No, dritto qui. Raga, non lo sapevo. Siamo settimi. E quasi qui sia automatico. È tutto automatico. Ok, perfetto così. Sembra fantastico, raga. Bellissimo. Non sto capendo niente, ma è bellissimo. No, ragazzi, no. No, ragazzi, guardate.
anche altre persone si sono lì, hanno sbagliato perché lo stunt, cioè, vedete, credendo che sia tutto automatico, uno preme l'acceleratore e basta, vedi, si fida, invece no. Meno male qui non sono caduto, raga. Ancora, ragazzi, cioè, ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi allo stunt, però noi riusciamo a prendere il checkpoint e andare in. Guardate che bella pivette qui. Ah no, non ti cappottare, siamo quinti, raga. Andiamo almeno a cercare di chiudere sul podio. Si drifta un po'. Cerchiamo di recuperare Cheswell. Il primo posto credo sia italiano, non voglio dire cazzate. Uno qui, ragazzi. Una gara molto strana, perché il tracciato è molto strano, come potete vedere. Poi c'è il checkpoint che dice vai di lì e poi invece devi andare dall'altra parte. Intanto hanno concluso già in prima posizione e non posso farci niente, raga. Vediamo ora di concludere almeno noi in. Qui dobbiamo andare dritto, giusto? Ok, prima questa volta sapendolo ci sono riuscito meglio. E andiamo a prendere il secondo posto, incredibile. L'ultimo salto, un sorpasso epico. E ci vediamo, ragazzi, alla terza e ultima. Sì, volevo controllare se ero secondo, sì, siamo secondi. Eccoci qui, ragazzi, alla terza e ultima gara, Spiral Cabwall di Draconian. Ragazzi, ho cambiato lobby, sono stato invitato qui dalla GCCC, la crew, e quindi ci sono tantissimi esponenti della GCCC, tra cui Unlikely, comunque varie persone, Deadwage, chi segue, diciamo, le stunt race e conosce, diciamo, gli americani, gli inglesi, sicuramente conoscerà questa community. Partiamo subito, ragazzi, è una gara stupenda questa, mi pare di averla già fatta una volta, se non sbaglio, però... sbagliare, ho avuto presi da una Sultan, tipo, quindi andavo una mezza calzetta, però è diversa, non è una cosa, mi pare, cioè, ha cambiato qualcosa. Oh cazzo, ragazzi, è bellissima comunque, come vedete. Dobbiamo riuscire a almeno andare al podio. Devo concludere questo episodio con un triplo di podi. Dopo un primo posto, un secondo posto, voglio questo podio, raga. Qui c'è un altro, dobbiamo girarci così, bellissimo, ragazzi, è stupendo, guardate, è tutto continuo. Questa è una parte che devo imparare, perché mi dimentico sempre. Come vedete, faccio questa fine, siamo al secondo giro, sono tre giri, ma sono praticamente, credo, tre giri dello stesso, cioè sarebbero sei giri, ok? Sono andate e ritorno, però non so neanche, no, credo di no, invece ho detto una cazzata, credo. Ok, andiamo qui, perfetto, e qui invece dobbiamo salire in alto, giusto? Ok, perfetto. Siamo settimi, vediamo se riusciamo a recuperare, ora vediamo quanto distiamo dal terzo. Abbiamo 8 secondi da Tech Robin, c'è Senuan, hi Senuan, come ben sapete è uno dei migliori creatori al mondo. Cazzo, ragazzi, stavo sbagliando, eh. Ora dobbiamo fare questo slide, ragazzi, non ha slidato l'auto. Vabbè, proviamo comunque a entrare così nel wallride, benissimo, raga, perfetto così. Ci siamo salvati in una maniera spettacolare. Meno male che c'era quel container lì messo apposta per chi non riusciva. Ok, ragazzi, ci siamo. No, non cadere già mai. Sì, siamo quinti, ragazzi. Se non è primo, possiamo arrivarci terzi, dai. Possiamo, massimo, la massima velocità, dal massimo. Girati, perfetto, ragazzi. Ho dovuto girare io automaticamente. Ok, ragazzi, lì c'è una parte trasparente infame, quindi non so mai quale sia la linea di differenza, no? Siamo quarti, raga. Siamo quinti, eravamo quarti, porca Eva. Ma cerchiamo ancora di non farci superare, soprattutto, raga. Questa è la cosa più importante. Benissimo qui, perfetto. Ottimo slide, Deadwitch sta volando, ragazzi. Tech Robin ha concluso in prima posizione. No, non cadere. Per cortesia, sbaglia tu qui, così vado al quarto. No, ragazzi, andiamo a chiudere in quinta posizione. Ragazzi, se vi è piaciuto l'episodio, lasciate un bel likeino e mi raccomando, iscrivetevi e fate sapere ai vostri amici italiani. Al più presto porterò collaborazioni con alcuni youtuber italiani che giocano però GTA questa volta, quindi non con Howard, Fisi d'identità con Simone Paciello. E raga, ci vediamo al prossimo video. Un abbraccione a tutti, vi voglio bene. Follow.